Ciao a tutti amici di Android Geek, eccoci qui a recensire dopo quasi 2 settimane di utilizzo intenso il Sony Xperia Tablet Z, prodotto che ricordiamo è disponibile sul mercato da alcune settimane a un prezzo ufficiale di 499 euro, almeno per quanto riguarda il modello Wi-Fi. In realtà potete trovarlo anche a qualcosa in meno, diciamo attorno ai 430 in su. Si tratta di un tablet molto interessante che riprende esteticamente il design del telefono Xperia Z e in generale anche quello della TV Sony 2013. Abbiamo dimensioni di 266 di lunghezza, 172 di altezza e un incredibile spessore di soli 6,9 mm, quindi di fatto siamo davanti al tablet più sottile al mondo. Inoltre il peso è di soli 495 grammi, quindi molto leggero, soprattutto se andiamo a considerare che è un 10 pollici. Dal punto di vista della costruzione, veramente ottimo, abbiamo Gorilla Glass 2 che protegge lo schermo, abbiamo un rivestimento gommato molto piacevole al tatto sul retro che restituisce un ottimo grip e poi abbiamo la certificazione IP57 che conferisce a questo prodotto una grande resistenza alla polvere ma soprattutto all'acqua, quindi potete prendere il tablet, immergerlo in una bacina d'acqua comunque fino a 1 metro di profondità per circa 30 minuti, sopravviverà tranquillamente. E questo vi dà anche un po' l'idea quindi di quella che è la grande qualità costruttiva di questo Xperia Tablet Z. Ad ogni modo, lo guardiamo un pochino meglio, vediamo come alle estremità, nella parte inferiore, abbiamo due casse stereo, abbiamo anche una porta micro USB con supporto MHL e anche una micro SD. I sportellini sono ovviamente in ottica waterproof, quindi IP57, quindi se volete fare il bagnetto al tablet, diciamo così, queste porte dovranno essere ben sigillate da questi sportellini. Nella parte di destra abbiamo anche una terza cassa stereo, perché in realtà ne sono ben quattro. La quarta è praticamente questa. Da quest'altro lato abbiamo un ulteriore sportellino che protegge il jack da 3,5. Abbiamo il pulsante per accendere e spegnere, quindi un LED di stato, bilanciere volume e alcuni forellini in ottica dock station. Da quest'altro lato invece abbiamo un microfono e anche se non si vede c'è un LED infrarossi, infatti potrete sfruttare questo Tablet Z come un telecomando per la vostra TV, in realtà non soltanto per la TV ma potrete proprio comandare tantissimi tipi di dispositivi elettronici. Sul retro abbiamo anche una fotocamera da 8,1 megapixel con sensore XMORe R. E ne abbiamo una seconda, sempre con sensore XMORe R da 2,2 megapixel davanti. Entrambe, diciamo, registrano video in Full HD. Nel caso della camera anteriore potrete quindi fare anche delle videochiamate VoIP in Full HD. Lo schermo è un 10,1 pollici con risoluzione, manco a dirlo, Full HD, ma soprattutto abbiamo una tecnologia IPS, quindi abbiamo degli ottimi angoli di visuale. Abbiamo una buonissima leggibilità alla luce del sole e se poi ci andiamo a mettere anche un po' la tecnologia Mobile Drive Engine 2 ci rendiamo conto di essere davanti a uno schermo da urlo. Infatti, devo dire che la resa è veramente fantastica, ideale se amate guardare film e in genere contenuti multimediali. Vi faccio vedere anche qualche foto magari un pochino più colorata, vedete, i colori sono molto vibranti. Adesso la luminosità non è nemmeno settata al massimo. I neri vi assicuro sono molto profondi, quasi profondi quanto la cornice. Vi faccio anche vedere un filmato precaricato da Sony, praticamente questo. Adesso, prima di entrare nel merito di quelle che sono le funzionalità del device, vi ricordo un po' le sue caratteristiche hardware principali, ovvero un prodotto basato su piattaforma Qualcomm Snapdragon S4 Pro con processore quad-core Krait a 1,5 GHz, GPU Adreno 320 e 2 GB di memoria RAM. Sulla RAM vi posso anche dire che nonostante abbiamo tantissimi servizi attivi, processi, sia in esecuzione sia in background, abbiamo sempre
qualcosa come 1,2-1,4 GB di RAM libera, quindi veramente tanta. Per quanto riguarda la memoria interna, abbiamo un'unità da 16 GB con 11,36 GB FT per installare applicazioni. Abbiamo la possibilità di estendere il tutto tramite micro SD e abbiamo anche la possibilità di collegare dispositivi di massa esterni, quindi esempio hard disk o anche pendrive. Questo grazie al fatto perché il tablet Z supporta nativamente l'USB host, quindi non serve nemmeno il root. Vi faccio vedere un po' come funziona. Qui abbiamo un pendrive da 16 GB USB 3.1.0, l'adattatore USB host che ha un costo di circa 2-3 euro. Lo infiliamo nella porta micro USB. Tempo qualche attimo, verrà appunto rilevato. Vedete? A quel punto basterà ad esempio utilizzare un'applicazione come Astro, comunque qualsiasi file manager. Vogliate e possiamo appunto vedere cosa c'è all'interno della chiavetta e eventualmente eseguirla. In questo caso il manuale d'utente del tablet Z stesso. Per scollegare il tutto basterà tornare nella schermata precedente, quindi scollegare manualmente in modo software, diciamo, la chiavetta, dopodiché potremo proprio estrarre il tutto dalla porta micro USB. Quindi vedete come il tablet Z fa tra i suoi punti forza anche la connettività. Infatti ricordo supporta anche il chip NFC, abbiamo anche la possibilità di fare mirroring con la TV sia tramite Wi-Fi Miracast e sia tramite adattatore MHL con cavo HDMI standard. Adesso andiamo a vedere un po' quello che è il software del prodotto, ovvero un tablet basato su Android 4.1.2 Jelly Bean. Mi pare che in questi giorni sia addirittura d'arrivo Android 4.2.2. Nel caso ci siano, diciamo, differenze eclatanti, farò un video a parte. Ad ogni modo troviamo quindi un Jelly Bean personalizzato da Sony, a mio avviso in modo intelligente per l'uso tablet. Abbiamo innanzitutto un modo diverso di personalizzare la home, qui abbiamo tutte le schermate. Da quest'altro lato, in questa colonna, abbiamo i widget, applicazioni, sfondo e motivi. I widget sono un po' quelli tipici di Sony, mixati a quelli di Google, quindi possiamo tranquillamente personalizzare in modo molto semplice, ad esempio trascinando i widget nella home. Tra l'altro, come si può notare, non è che dobbiamo ogni volta rientrare in questo menu perché rimarrà sempre attivo, quindi possiamo proprio personalizzare in modo proprio veloce tutto ad un colpo. Vedete? Ovviamente se poi non ci piace possiamo tranquillamente spostarlo nel cestino in questa maniera oppure direttamente dal menu della personalizzazione. Vi faccio vedere anche gli sfondi che sono molto carini, diciamo sono tutti quanti abbastanza scenici per enfatizzare la resa del display. Abbiamo anche i motivi, ovvero la possibilità di combinare uno sfondo per la home e uno sfondo per il lock screen. In realtà, al di là delle combinazioni, diciamo, presettate da Sony, potete in realtà sbizzarrirvi a combinare i sfondi come meglio volete. Già che ci siamo, vi faccio vedere anche il lock screen. Lock screen è in pratica questo. Abbiamo l'orologio, abbiamo la possibilità di alcune scorciatoie, come ad esempio attivare velocemente la fotocamera, oppure di gestire la riproduzione di un ascolto musicale. Per sbloccare basterà invece tirare o sopra o sotto. Vi faccio anche vedere ovviamente la gestione multitasking, che praticamente è simile a quella della concezione di Google, quindi con i tab. Abbiamo anche la possibilità delle mini app, ovvero ci sono una sorta di widget che rimangono sempre presenti, nonostante ups, noi facciamo praticamente altro, vedete? Questi mini apps, diciamo, che possono essere visibili soltanto una alla volta, alcuni sono utili, alcuni un po' inutili. Quello che a me è piaciuto particolarmente è questo, diciamo, del browser web, che ci permette proprio di navigare in una finestra. Vediamo un po' se ce la facciamo a caricare un sito, vedete? Molto molto interessante. Ovviamente possiamo anche decidere di ingrandire, diciamo, la finestra, oppure appunto chiuderla. Poi vi faccio anche vedere un po' quelle sono le tipiche applicazioni che Sony ha implementato. Ad esempio Walkman, vabbè, praticamente l'applicazione lettore MP3.
Ovviamente legge sia la musica che abbiamo all'interno del tablet, scusate un attimo, sia quella che abbiamo su altri dispositivi che possiamo condividere. Vediamo un po' com'è la qualità dell'audio. Quindi come qualità audio è veramente ottimo, anche perché abbiamo a che fare con ben 4 casse stereo, il suono è pulitissimo e anche la potenza del volume è molto forte. Vi faccio anche vedere un'applicazione molto simpatica, ovvero quella Film. Qui praticamente raduniamo tutti i film che abbiamo sia sul tablet sia che magari abbiamo su dispositivi condivisi. Praticamente permette, oltre che visualizzare, riprodurre filmati, anche catturare, diciamo, le informazioni sul filmato facendo delle ricerche. Diciamo che non sempre funziona. Io ho fatto una ricerca di questo filmato che era già il cui titolo era già noto, e diciamo che mi ha beccato un altro titolo, addirittura un video della Seconda Guerra Mondiale, però la maggior parte delle volte diciamo che ci azzecca. Vi faccio anche vedere l'album, che in realtà l'abbiamo visto prima, album che praticamente è piuttosto scenico, vedete. Possiamo anche col pinch zoom ingrandire e rimpicciolire le foto, molto carino. E anche qui possiamo sia far visualizzare le foto che abbiamo sul tablet, oppure quelle che abbiamo condiviso su, ad esempio, su Facebook, Picasa, oppure su un computer Windows. Quindi molto simpatico. Già che ci sono, vi faccio vedere anche qualche foto scattata dalla fotocamera. Onestamente non sono veramente granché. Diciamo, una qualità è discreta. Io dico anche con molta onestà che non mi sono messa a fare foto proprio più di tanto, perché comunque io penso che in un tablet l'ultima cosa sia mettersi a fare foto. Cioè, io non vedo nessuno che va in giro con 10 pollici a scattare foto. Comunque, diciamo, la qualità è abbastanza discreta. Ho notato che forse queste che praticamente sono io, agli interni. In questo caso avevamo comunque condizioni di luce abbastanza precarie, tende ad avere un rumore abbastanza visibile anche senza fare zoom. Comunque, diciamo che è abbastanza decente. Già che ci sono, vi faccio vedere anche l'applicazione fotocamera, quella tipica di Sony. Di base abbiamo la modalità automatica superiore, che è una sorta di modalità che fa tutto lui, ovvero setta gli ISO, seleziona la scena, quindi dobbiamo soltanto scattare, però eventualmente possiamo anche proprio decidere di scegliere tutto, settare tutto in modo manuale. Ovviamente i video sono in full HD, vediamo, videocamera. Vedete? E poi anche qui possiamo, insomma, decidere qualcosa, come ad esempio il bilanciamento è bianco, la scena e via dicendo. Poi passiamo ad altro, ovvero vi faccio vedere anche una cosa che però approfondirò in seguito, ovvero il controllo remoto. Praticamente è un'applicazione che ci permette appunto di sfruttare il tablet e quindi il LED infrarossi. Possiamo quindi combinare il tablet a una TV o anche più TV o anche altri tipi di dispositivi. Vi faccio soltanto vedere un po' tutti i dispositivi che possiamo controllare, ad esempio lettore Blu-ray, DVD, sistemi on tilt, hi-fi, dock, altoparlante, amplificatore, proiettore e via dicendo. Vedete anche ad esempio eventualmente dei box satellitari, box insomma digitale terrestre e via dicendo, insomma un po' tutto. Adesso vi mostrerò una peculiarità molto interessante del tablet, che sicuramente farà la felicità di tutti i videogiocatori, ovvero la possibilità di collegare un gamepad PlayStation 3 al tablet Z, che viene appunto riconosciuto nativamente, quindi non serve né acquisire root né utilizzare applicazioni di terze parti. Vedete come il gamepad è utile anche eventualmente per navigare all'interno del sistema operativo Android, oppure ovviamente per giocare, in questo caso un emulatore. Quindi se siete magari un pochino come me che amate,
a giocare alle vecchie glorie, quindi magari emulatori, poter sfruttare un gamepad della PlayStation 3 per poter appunto giocare a queste vecchie glorie è veramente un po' il massimo. Sempre rimanendo in tema PlayStation, ricordo che il tablet è certificato PlayStation, infatti possiamo accedere anche al PlayStation Store. Onestamente mi aspettavo qualcosa in più dal PlayStation Store, almeno per come mi ricordo io, quando ho testato l'Xperia S, era possibile anche acquistare e quindi giocare alcune glorie della PlayStation 1, come sempre Crash Bandicoot. In questo caso non ho ritrovato tale possibilità. Sì, sono presenti alcuni giochi, però onestamente non sono niente di che. Vedete? I prezzi sono più o meno quelli del Play Store. Sono carini, però niente di onestamente chissà che cosa. Mi aspettavo un pochino di più. In modo usciamo. Vi faccio vedere un'applicazione decisamente più interessante come Social Life. È un'applicazione che va a aggregare tutti i social network, quindi Facebook, Twitter, ma in realtà anche YouTube e i feed RSS. È molto bene, nel senso che è molto ben curata dal punto di vista di interfaccia. Forse ha l'unica pecca di essere molto pesante. Non è tanto il tablet che non ce la fa, vedete come lagga. Quanto proprio è l'applicazione che a mio avviso è un pochino esagerata, nel senso che comunque abbiamo una quantità spropositata di contenuti in stream che vengono continuamente caricati. Quindi mano a mano che noi facciamo scrolling mi viene caricata una quantità infinita di fatto dei contenuti in stream, in questo caso di Facebook. Quindi una bellissima applicazione, però forse un pochino esagerata. Ovviamente, se noi andiamo a impostare una dimensione cache del contenuto da visualizzare inferiore, probabilmente risulterà essere molto più veloce e reattiva. Chiudiamo un po' di applicazioni. Vi faccio vedere come il tablet si comporta con Chrome, ovvero il browser di base preinstallato su questo Xperia Tablet Z. Chrome si comporta a mio avviso molto molto bene perché con tutti i dispositivi con piattaforma Snapdragon S4 Pro l'ho trovato un fulmine. E anche questo Xperia Tablet Z devo dire che non fa assolutamente eccezione, vedete come il tutto è molto fluido. Il rendering è veramente ottimo, quindi la qualità è assolutamente eccezionale, nel senso quindi non serve nemmeno zoomare per poter leggere in tutta comodità qualsiasi tipo di informazione di un sito web. Vi faccio vedere se volete anche Dolphin. Magari andiamo sul Corriere.it. Questa è la tastiera virtuale, molto comoda perché comunque è molto grande. Non ci sono assolutamente lag quando si scrive, anche perché appunto abbiamo un hardware molto potente. Apriamo quindi con Dolphin, quindi un browser alternativo, il Corriere della Sera, che tipicamente è molto pesante. E vedete come anche Dolphin, scusate, sì, anche Dolphin si comporta molto bene. Ops. Chiudiamo, praticamente si è attivato, diciamo, un contenuto streaming sul sito del Corriere.it. Comunque vedete come la navigazione è assolutamente ottima. In ultimo voglio far vedere come si comporta il tablet in ambito ludico, nello specifico con un gioco Android molto pesante come Real Boxing, che ricordo sfrutta il motore grafico Unreal Engine 3, quindi è molto pesante, tra i più avanzati motori grafici per giochi. Vi anticipo che comunque si comporta molto bene, anche perché abbiamo la GPU Adreno 320 che attualmente è il top, e quindi un po' tutti i giochi sono molto ottimizzati. Magari abbassiamo un po' il volume perché come potete sentire è veramente molto molto potente. Tricky combination. Let's hook.
usciamo. Comunque vedete come anche i giochi molto complessi, nonostante la risoluzione Full HD, vengono gestiti tranquillamente bene, quindi sono strafluidissimi, la grafica è veramente eccezionale. Vi do un'ultima informazione ovviamente sull'autonomia, a mio avviso è molto buona, ovvero è nella media di tutti i tablet 10 pollici con bene o male una batteria da 6000 mAh. Durante il periodo di test comunque non ho testato la modalità stamina, che probabilmente dovrebbe aumentare ulteriormente la gestione della batteria. Quindi l'autonomia, però onestamente non ho sentito, diciamo, la necessità di attivarla, perché ho notato che a parte i primi giorni in cui ci smetteva molto, comunque se fate un uso intenso ogni giorno vi ritroverete a ricaricarlo ogni 3, 4, 5 giorni. Quindi comunque a mio avviso la batteria da 6000 mAh è più che sufficiente, anche se utilizzata, diciamo, con i settaggi di base pensati da Sony. Arriviamo dunque a tirare le somme su questo Sony Xperia Tablet Z e senza troppi giri di parole diciamo che è il miglior tablet Android che ad oggi si può acquistare. Questo perché è un vero e proprio concentrato di tecnologia, abbiamo sia la potenza, uno schermo fantastico, una connettività a dir poco completa, tanto che abbiamo visto che di fatto non gli manca nulla, possiamo fargli leggere sempre i pendrive perché l'USB host c'è. Possiamo fare mirroring con la TV tramite adattatore MHL e WiFi Miracast. Abbiamo visto che possiamo utilizzare anche il gamepad della PlayStation 3 per divertirci. Possiamo sfruttarlo, ecco, anche per controllare TV e altri dispositivi elettronici tramite il LED infrarossi. Non manca il chip NFC, insomma, non gli manca assolutamente niente. Certo, Sony dovrà un pochino lavorare, a mio avviso, dal punto di vista del software, nel senso che il software è ottimo, però forse dovrà ottimizzare un pochino le performance per far convivere al meglio i servizi classici di Google, di Android, con quelli proprio proprietari di Sony. Per il resto, ovviamente è un prodotto fantastico. Quindi è vero che rispetto alla concorrenza costa un pochino di più, però onestamente, se cercate un prodotto, diciamo, superiore, ad oggi non c'è un tablet migliore di questo device Sony. Con questo è tutto. Io vi ricordo che nei prossimi giorni faremo dei focus sempre su Sony Xperia Tablet Z. Se avete, diciamo, domande, curiosità, suggerimenti, noi ovviamente siamo qui pronti a soddisfarli. E niente, con questo, insomma, vi saluto. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao.